Squadra di Serie D al lavoro e domenica caratterizzata dalle prime amichevoli. Ovviamente imballato dai carichi di questi giorni, il Pineto di Massimo Epifani ha impattato 2-2 a Lucoli con la Delfino Flacco Porto. In gol sono andati Alessandro e Bianciardi su rigore e per il neotecnico è stata l'opportunità di provare la squadra col 4-3-3. Prima uscita in famiglia per il Notaresco sul campo di Castel del Monte che ne ospita il ritiro, utilizzati tutti gli uomini a disposizione nei tre tempi da 25 minuti. Alcuni giocatori sono in prova e la rosa è ovviamente da completare. Vagnoni commenta così la prima settimana di lavoro. No, sono molto contento, la squadra si applica, lavora bene, stiamo lavorando tanto, veniamo fuori da una settimana importante a livello fisico. La squadra, tutto quello che proponiamo ne ho preso con entusiasmo e se vai a vedere ci sono state cose molto buone, sicuramente anche meno buone, ma abbiamo fatto appena una settimana, però vedo che l'atteggiamento è quello giusto, ci sono le condizioni per lavorare come vogliamo. Sappiamo che la rosa va completata, abbiamo qualche giocatore in prova, dobbiamo valutare, però sappiamo benissimo che questo campionato è un campionato difficilissimo e abbiamo bisogno di prendere almeno un paio di giocatori di livello e di curriculum. La società lo sa, me l'ha promesso, però noi adesso andiamo avanti con quelli che abbiamo e lavoriamo veramente bene. Prima settimana agli archivi anche per il Giulianova che a Borrello ha affrontato una selezione locale, 11 le reti realizzate, 5 portano la firma del gioiellino Federico Barlafante. Assente l'infortunato Federico Del Grosso, nella formazione all'inizio schierata dal neotecnico Pascucci, vi è il centrale ex Mantova Mirko Moi, prossimo alla firma del contratto al pari di altri due elementi. La rosa è estremamente giovane e la tifoseria è un po' inquieta, ma i primi innesti over sono pronti. Li firmeranno, saranno già 3, gli altri si aggregheranno in settimana e confermo quello che ho detto l'altra volta, saranno dei profili veramente interessanti e importanti che daranno sostanza a ciò che si vede, che già se il buongiorno si vede al mattino è un bel giorno, diciamo. Quali saranno gli obiettivi stagionali? Io credo di fare un campionato di assoluta tranquillità che ci ponga distanti dalla zona play-out e poi partiamo, se appetito viene mangiando, vediamo. Al lavoro da 3 giorni anche la Vastese che domani disputerà una partitella di solidarietà. Biancorossi che saranno all'Aragona fino a domenica, poi ci sarà la partenza per il ritiro di Colle di Mezzo dove la squadra di Amelia trascorrerà una settimana. Raduno odierno invece per l'Avezzano che agli ordini dell'allenatore Meco Monaco inizierà a sudare in quel di Luco dei Marsi. Rosa molto giovane nella quale ci sarà ancora Chicco Fanti appena riconfermato dal neo DS Franceschini.